tutti diavoletti! Lasciate un mi piace e commentate con queste emoji se volete essere salutati nel prossimo video! Lasciato e commentato! Ah! Ok, adesso salutiamo Antonio! Ciao Antonio! Ciao Antonio, un bacione! Ah, ciao! Cosa? Hanno inviato un messaggio? Chi è? Diavoletti? Hanno inviato... Cosa? Dammi! Anto, cosa succede? Vinci, hanno inviato un messaggio sul telefono! Cosa dice? Sembri molto preoccupato. Aiuto, diavoletti, okay. Aiuto! Leggi. Attenzione, trovate il vostro cagnolino. Dov'è? Il nostro cagnolino? Dov'è? Diavoletti? Era qui. Sì, abbiamo perso il nostro cagnolino. Non c'è più? Dov'è il nostro cagnolino? Era qui, sotto questa sedia. No, non c'è nessuno sotto questa sedia. Ok. Ok, Vinci, andiamo a controllare il bagno. Vieni con me. Andiamo. Diavoletti, stiamo per andare a controllare il bagno. Dobbiamo controllare il bagno perché il nostro cagnolino è scomparso. Oh, è terribile, dov'è? Vinci, Hop, dove sei? Controlla in questa vasca. No, non c'è nessuno qui. In questa vasca da bagno non c'è il nostro cagnolino. Non c'è il nostro cagnolino, dove si trova? Vinci, forse si nasconde in bagno, sta facendo la plin plin. Ok, controlliamo. Cosa? No, non è neanche vicino al water, dove si trova il nostro cagnolino, è terribile. Vinci? Ok. Secondo me si nasconde, Vinci, il nostro cagnolino si nasconde nel nostro letto. Tu intendi sotto le coperte? Controlliamo subito. No, Vinci. Il nostro cagnolino non è da nessuna parte, neanche sotto i cuscini. Sei dietro le tende? Vedi? Controlla. No, dietro le tende non c'è nessuno. Forse nel cestino. C'è qualcuno? No, nel cestino della spazzatura non c'è niente. Oh, non è neanche in piscina. Il nostro cagnolino non è neanche in piscina. Questo cuscino mega gigante. Oh, questo cuscino è gigante. Ma dov'è il nostro cagnolino? Dov'è il nostro cagnolino, diavoletti? Oh no, oh no. Abbiamo perso per sempre il nostro cagnolino. Okay. Sotto al letto, forse? Vinci, ho un piano. Ho un piano, vieni con me. Ho un piano. Adesso, Vinci, questo è il gioco preferito del nostro cagnolino. E con questo possiamo... Vinci, guarda! Si sta avvicinando! Quindi con il suo giochino preferito abbiamo richiamato il nostro cagnolino che adesso è proprio qui, ciao! Oh, vuole salutarci! Ok. Vinci, un bacetto! Oh, ci hai fatto prendere uno spavento, dammi un bacino adesso! E un altro bacetto! E adesso vuole giocare, vero? Ed è per questo che è venuto, ma dov'era? Chissà dove si trovava il nostro cagnolino? Beh, adesso è qui, questo sì, è l'importante! Adesso è qui ed è pronto per giocare! E vai! Diavoletti, il nostro cagnolino è prontissimo per giocare! Guardate, Cosa? Seduto! Guardate, seduto! Che adesso, bravo! Posa! Wow! Diavoletti, guardate che bravo! Adesso fermo, fermo, giro! Bravo! Giro due volte! Che bravo! È super bravissimo, non è vero? Adesso lanceremo questo gioco molto lontano! E guardate come corre! Sì, adesso dove sta andando? Diavoletti! È lì, sotto le sedie, guardate! Sì, è proprio lì sotto! Ma perché non viene? Dai, oh, ridacci il giochino, vogliamo giocare con te! Il nostro cagnolino non vuole venire a giocare con noi. Perché? È lì da solo. Dai, Hop, torna qui. Dai, vieni, dammi. Adesso lo prendo io. Ok, Anto. Vinci, guarda, il nostro cagnolino è qui sotto. Sì, si sta nascondendo sotto quella sedia. Non capisco il motivo, dai. Ecco. Adesso è qui. Diavoletti, ecco il giochino. Adesso tocca a me. Ma guarda, il nostro cagnolino è pronto per giocare. È super pronto, il nostro cagnolino è sempre pronto per giocare. Prendi. Wow, lo sta prendendo. Che carino. Okay. Adesso dove sta andando? No, dobbiamo sempre rincorrere il nostro cagnolino. Il nostro cagnolino dobbiamo tenerlo sott'occhio. Wow, adesso è proprio lì, guardate. È proprio vicino il suo peluche preferito. Sì, questo è il suo peluche preferito, ma oh, cosa fai? Il nostro cagnolino vuole continuare a giocare. Dai, guardate, guardate la sua coda, è felice. Okay. Vinci, adesso possiamo nascondere questo gioco. Vuoi giocare a nascondino con
con il nostro cagnolino? Sì, il nostro cagnolino conterà e io andrò a nascondere questo gioco. Quindi il nostro cagnolino dovrà restare qui? Sì, il nostro cagnolino deve restare qui e questo gioco verrà nascosto. Ok. Ok, hop. Fermo. 10, 9, 8. Tanto sta andando a nascondere il giochino? 5, che bello. 4, 3. Ok, adesso sto nascondendo il gioco del nostro cagnolino. Dove lo nascondo? Nella vasca da bagno? No, è troppo difficile. Uffa. Ok, dobbiamo trovare un posto più facile. Eh sì, qui sotto. No, qui è troppo facile. Diavoletti, dove lo nascondo? Oh, ho trovato! Possiamo nasconderlo sul water! Ecco, qui il nostro cagnolino non lo troverà mai! Il nostro cagnolino sta andando a cercare... Cosa? Oh no! Vici? Guarda, il nostro cagnolino... Come ha fatto già a trovare il suo gioco? Il tuo giochino in un posto fin troppo facile. Uffa, dovevo nasconderlo nella vasca da bagno. No, lì sarebbe stato troppo difficile. Ma il nostro cagnolino è super bravissimo a giocare a nascondino, eh sì? Troverà il suo giochino dappertutto. Oh, il nostro cagnolino ha trovato già il suo gioco. È super bravo, Anto, mi dispiace. Ok, lo nascondo di nuovo, lo nascondo di nuovo. Oh, presta qui. 10, 9, 8, 6, 6... Preparati. 4, 3, 2, 1, pausa! Ok, questa volta non lo troverai mai. Vediamo. Diavoletti, questa volta il nostro cagnolino non troverà mai il suo gioco. Guardate, sta cercando. In un posto molto difficile. Sì, è super difficile. Cosa? Diavoletti! Oh, ha trovato il gioco e sta cercando... Sì, sta cercando di prendere il gioco! Cosa? Con... Non so come abbia fatto a vederlo perché è molto in alto. Guardate, non riesce neanche a prenderlo, ma è stato super bravissimo. Cosa? Cosa? Diavoletti! Wow! Cosa? Diavoletti! Non ci riesce! Ci riuscirà. Ok, ci riuscirà a farlo cadere? Sì, ci siamo quasi! Wow! Diavoletti ha preso il gioco e adesso sta andando di nuovo adesso via. Mi sa che non vuole più giocare a nascondino, forse si scoccia. Forse si scoccia di giocare a nascondino. Uffa, oh. Ma perché subito trova il gioco che nascondo? Ma è stato super bellissimo, tutti abbiamo visto il nostro cagnolino aspettare. Mentre Anto contava 10, 9, 8 e poi ha subito trovato il suo giochino. Incredibile. Ok, ma Diavoletti, io adesso ho molto caldo. E voi sapete che in questa villa... Sì, Diavoletti, noi in questa villa abbiamo una piscina, guardate! Che si trova proprio... Attenzione, perché sul bordo piscina si scivola sono sempre. Sono caduto, Vinci, sono caduto. Ti sei fatto male? Un poco. Ok, dai, alzati. Diavoletti, noi abbiamo una piscina super gigante e ora faremo un bagnetto con il nostro cagnolino. Eh sì, perché il nostro cagnolino ha proprio un gonfiabile tutto per sé, non è super carino? Ok, ma Vinci. Guardate, Diavoletti, abbiamo il letto e poi la piscina. Sì, letto, ma... Letto, piscina, letto, piscina. Vinci, basta, basta! Ok, Vinci, porta a tutti il gonfiabile del nostro cagnolino. Adesso Vinci sta andando a prendere il gonfiabile del nostro cagnolino. Diavoletti, state per vedere il gonfiabile del nostro cagnolino super epico che farà un bagno in piscina. Cosa? Vinci, portalo da questa parte. Vinci sta arrivando qui. Sta arrivando qui e vedrete tutti il gonfiabile, gonfiabile super epico del nostro cagnolino. Cosa? Vinci? Wow! È un gonfiabile super epico! Sì, qui ci sono le tartarughine, poi ci sono i pesciolini, i cavallucci marini, guardate! E tantissime stelline, questo gonfiabile super marittimo! Eh sì, adesso manca il nostro cagnolino, lo vado a prendere io! Okay. Diavoletti, dov'è il nostro cagnolino? Il nostro cagnolino si perde sempre! Cosa? Lì c'è il gioco! Diavoletti, qui c'è il gioco del nostro cagnolino e... Qui sotto, sì! Il nostro cagnolino è molto vicino, è qui. Ok, op, adesso vieni con noi. Eh sì, devi venire con noi perché devi fare un bagno in piscina. Op, se vuoi fare un bagno in piscina, dammi un bacio. Certo, cosa? Che vuole, andiamo. Ok, prendiamo anche il suo gioco.
Ok, diavoletti, il gonfiabile è pronto. La piscina è pronta. Sta arrivando. Oh, Vinci sta arrivando. E il nostro cagnolino è pronto. Eh sì, il nostro cagnolino andrà proprio nel suo gonfiabile preferito. Eh sì, proprio dentro. Adesso vedrete una cosa super epica. Fra 3, 2, 1... Ta-da! Ecco, il nostro cagnolino è nel suo gonfiabile. Wow, diavoletti, non credete che sia super carino? Guardate. Eh sì. Sto arrivando. Amici, il nostro cagnolino è super carino nella piscina. Super, super, super carino, guardate. Il nostro cagnolino si sta rilassando nella piscina con il suo gonfiabile. E il suo giochino. Che è proprio qui. Oh, saluta tutti i diavoletti che ti stanno guardando. Guardate, è super carino con il suo gonfiabile. Ok, diavoletti, questa piscina è così bella. E ci stiamo divertendo. No, cosa? C'è un insetto? Diavoletti, qui c'è un insetto. Guardate, c'è un insetto in questa piscina. Eh sì, è proprio, sì, quello. Vedete? C'è un insetto! Guardate, in questa piscina c'è proprio un insetto che sta cercando di uscire! Eh sì, quest'insetto sta cercando di uscire! Guardate, quest'insetto sta cercando di uscire! Oh, ci è riuscito? L'insetto è uscito dalla piscina? Ok, insetto, adesso esci piano piano e non tornare in acqua, o no? Ci sono tantissimi insetti? Guardate, diavoletti, ci sono veramente tantissimi insetti? Ci sono tantissimi insetti! Vinci! Ci sono tantissimi insetti, dobbiamo fare attenzione, potrebbero pungerci. Vinci, ho visto tantissimi insetti e potrebbero pungere noi e potrebbero pungere il nostro cagnolino. Eh sì, dobbiamo fare molta attenzione quando nuotiamo. Dobbiamo fare molta attenzione. Eh sì, Vinci, adesso vado sott'acqua, vado proprio sott'acqua e ti dico se vedo qualche insetto, va bene? Ok, vai a controllare? Eh sì. Noi ti aspettiamo qui. Vinci, vado a controllare sott'acqua. Ok, io non vedo nessun insetto, ma adesso vado sott'acqua. 3, 2, 1. Vinci, ci sono tantissimi insetti sotto la piscina. Insetti? Sì, guardate, diavoletti, ci sono veramente tantissimi insetti qui sotto. Oh, sono caduti in piscina, poverini. Vinci, perché gli insetti entrano in piscina e poi non riescono ad uscire. Oh, poverini. Eh sì, poveri insetti. Ma dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbero pungere il nostro cagnolino. In effetti non sappiamo di quali insetti si trattano. Potrebbe trattarsi di insetti pericolosi. Un ragno gigante. Velenoso. Oppure una zanzara super gigante. Oh no, dobbiamo fare attenzione. Eh sì, dobbiamo fare molta attenzione. Ok, tu accarezza il nostro cagnolino. Ok, Vinci sta accarezzando il nostro cagnolino che si trova proprio nel suo gonfiabile. Wow, il nostro cagnolino è nel suo gonfiabile, che carino. Super carino. Eh sì, il nostro cagnolino è super carino. Ma diavoletti, dobbiamo fare molta attenzione perché gli insetti sono dappertutto. Gli insetti sono dappertutto e potrebbero uscire e pungere il nostro cagnolino. Cosa? Hanno inviato un messaggio? Vinci, hanno inviato un messaggio. Dove? Sul mio telefono. Diavoletti, adesso vado a controllare. Esco dalla piscina e controlliamo. Hanno inviato un messaggio sul mio telefono? Cosa? Aiuto! È qualcosa di grave? Vinci, hanno inviato un messaggio molto spaventoso. Tanto sembri essere molto preoccupato. Cosa succede? Oh no, Vinci, sono molto preoccupato perché questo messaggio è molto spaventoso. Guarda, guarda molto bene e attentamente. Hanno inviato questo messaggio sul telefono. Cosa dice? Attenzione, ci sono tantissimi insetti in quei cespugli. In questi cespugli? Allora è da qui che escono e poi vanno a finire tutti in piscina. Esatto. Oh, cosa? Cosa Vinci? Dice poi? Potrebbero pungere il vostro cagnolino? Oh no, quindi ci sono tantissimi insetti pericolosi? Che potrebbero pungere il nostro cagnolino! Oh, dobbiamo proteggere il nostro cagnolino! Eh sì, dobbiamo proteggere il nostro cagnolino che adesso si sta rilassando nel suo gonfiabile. E non si aspetta.
minimamente di una puntura di insetto? Eh sì, il nostro cagnolino non si aspetta di essere punto da un insetto. Guardate, ci sono tantissimi insetti nascosti in quei cespugli. E poi cadono proprio in questa piscina. E si avvicinano al nostro cagnolino! Oh no! Oh no 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 no! Ho veramente molta paura, molta paura! Diavoletti, dobbiamo fare molta attenzione! Non voglio essere punto da un ragno super gigante! Dai, Anto, rilassati, basta, non c'è nessun ragno super... Vinci, un altro messaggio! Cosa dici adesso? Oh, Vinci, ma perché inviano sempre messaggi? Non lo so, controlla. Oh, il nostro cagnolino ha veramente molta paura, molta paura! Eh sì. Cosa? No, no, no! Vinci, guarda! Cosa dice questo messaggio? Controllate molto bene la piscina. Ci sono tantissimi insetti. Ok, perché questo messaggio dice che noi dobbiamo controllare molto bene in piscina? Vinci? Guarda, qui sotto è pieno di insetti. Diavoletti? Guardate, sotto la piscina, sì, proprio sotto la piscina, è pieno di insetti! Ci sono tantissimi insetti! Sotto questa piscina ci sono tantissimi insetti! Chissà quanti tipi di insetti ci sono! Aiuto! Diavoletti! È pieno di insetti! È pieno di insetti! Quindi cosa facciamo? Vinci? Cosa? Vinci! Un insetto si è attaccato al mio braccio! Cosa? Vinci? Sono stato punto? Guarda! Un insetto mi ha... morso! Oh, quell'insetto si trova proprio qui? Oh, Vinci, il mio braccio era in piscina e guarda, un insetto mi ha proprio punto. Guardate, diavoletti, proprio qui! Ci sono tantissimi insetti, tantissimi insetti! Secondo me è arrivato il momento di uscire. Dobbiamo uscire! Cosa? Hanno inviato un altro messaggio? Cosa dici adesso? Noi stavamo per uscire. Ok, Hop, aspetta. Resta un altro pochino qui. Diavoletti, attenzione alla zanzara super gigante. C'è una zanzara super gigante. E dov'è? Oh, no! Aiuto! Diavoletti, ecco cosa mi appunto. Forse la zanzara super gigante? Vinci! Vinci! Ma perché il nostro cagnolino sta abbaiando? Cosa? Perché il nostro cagnolino si stava muovendo in quel modo? Sì, si è mosso molto. E vuole uscire? Adesso vuole uscire? Cosa? Il nostro cagnolino è uscito? Sta piangendo? Sì, è uscito dal gonfiabile. E adesso sta piangendo. Perché guarda i cespugli? Dove vai? Oh! Torna qui. Cosa? Diavoletti, prendiamo il nostro cagnolino. Vinci, guarda! La zanzara, sì! La zanzara super gigante ha dato dei morsi al nostro cagnolino! Guardate, diavoletti! Il nostro cagnolino è stato punto! È stato proprio punto! Guardate, diavoletti! Guardate la sua pancia! Ha proprio una puntura! Anto, perché sta chiudendo gli occhi? Forse sta svenendo? Oh no, è terribile! Dobbiamo subito chiamare il pronto soccorso! Svegliati, svegliati!